Dopo i danni del maltempo dovuti alle forti mareggiate che si sono abbattute sulla costa toscana, il presidente della regione Eugenio Giani ha voluto fare un sopralluogo a Marina di Pisa, dove lo scorso weekend il vento e il mare hanno creato danni e disagi. Per fermare le mareggiate, la regione punterà su due linee di azione: la manutenzione delle spiagge di ghiaia con periodiche spianature e la messa in sicurezza del litorale di Marina di Pisa attraverso un progetto da presentare al governo con il Recovery Fund, progetto che potrebbe ricalcare una delle dighe già esistenti che ha dato i risultati migliori di protezione. L'intervento previsto costerà, secondo le prime stime, circa 10-15 milioni di euro. Si tratta, con i tecnici, e io mi sono fatto un'idea, di individuare la tipologia che ha funzionato di più, probabilmente quella esterna che vediamo là e che riesce a monte della riva a tenere maggiormente l'acqua e evitare l'erosione, e riprodurla con un progetto che possiamo ricavare dai fondi europei, che o il Recovery Fund o i POR legati al FESRE, al Fondo di Sviluppo Regionale, possono arrivare. Al sopralluogo presente anche il sindaco di Pisa, Michele Conti, e il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, che ha sottolineato l'importanza di mettere in sicurezza il litorale pisano. Noi dobbiamo muoverci intorno a due direttrici, un intervento strutturale per fare in modo che quello che è accaduto in questi anni non accada più, le mareggiate, i problemi, le inondazioni a casa delle persone, è il nostro compito, e quindi c'è il Recovery Fund, metteremo a disposizione quelle risorse per fare in modo che le vasche, le nuove vasche, il nuovo sistema di controllo sia potenziato.